Il gruppo Amici di Beppe Grillo di Pontecagnano Faiano scrive in merito alla storica ciminiera abbattuta quasi del tutto. Nella nota chiedono: è possibile che la soprintendenza abbia dato l'assenso alla demolizione di una ciminiera in mattoni che in altri contesti è tutelata? Abbiamo formalizzato un accesso agli atti presso gli uffici competenti per vederci chiaro. In un contesto di crisi da emergenza coronavirus, degli operai abbattevano un pezzo di storia della nostra città, mettendo in pericolo la loro incolumità prima di tutto. Il consigliere regionale Michele Cammarano si è attivato per comprendere con gli uffici preposti della soprintendenza cosa sia realmente accaduto. Invitiamo tutte le istituzioni e i cittadini ad una celere risposta. Anche Sinistra Italiana di Pontecagnano interviene con una nota nella quale, come per la precedente, oltre a chiedere chiarimenti, sottolinea la scarsa attenzione che l'amministrazione comunale attuale e passata della soprintendenza. Attendiamo la documentazione da parte del comune e le conclusioni a cui arriverà la soprintendenza, sperando che non usi due pesi e due misure nel valutare l'abbattimento del camino spinete del palazzetto Mingo. A valle della documentazione che riceveremo, si valuteranno ulteriori iniziative, non escludendo un esposto alla magistratura. L'abbattimento della ciminiera nell'ex area industriale Spineta ha riproposto il problema della tutela o della scarsa tutela del patrimonio edilizio storico di Pontecagnano. Avevamo già segnalato questa cosa il 25 febbraio alla soprintendenza, anche alla luce del possibile abbattimento della ciminiera della palazzina Mingo in via Budè. Questo abbattimento è avvenuto in maniera abbastanza strana in quanto i cantieri erano chiusi ed è stata chiesta dalla proprietà la riapertura per procedere a questo abbattimento e solo a valle di un esposto di Legambiente alla soprintendenza e da vari articoli di stampa sull'argomento c'è stato il fermo dei lavori. La cosa strana è che Legambiente è un esponente nella giunta che l'assessore all'ambiente e alla urbanistica che avrebbe potuto evitare l'inizio dell'abbattimento e quindi fermare i lavori prima. Questo non è avvenuto. Abbiamo chiesto al comune di produrre gli atti attraverso un accesso agli atti che dimostrino le motivazioni per cui il cantiere è stato riaperto e quali fossero le criticità emerse in questo periodo, visto che non era stato mai evidenziato una criticità di questa ciminiera. A valle di questo ci proveremo a darci delle risposte e non escludiamo ulteriori iniziative, non ultima una di rivolgerci alla magistratura.